La Genesi è semplice, è nata da un'idea che Vincenzo Onorato ha avuto, che Roberto De Rosa ha immaginato e che io sto contribuendo a realizzare. L'idea era quella di offrire una casa ai ragazzi, soprattutto quelli dei quartieri un po' più disagiati, un punto di riferimento per i ragazzi dove potessero studiare, mangiare, ritrovarsi e non fare solo sport, ma fare anche attività ludica, ricreativa e perché no anche sociale. Oggi ci sono qui 12 ragazzi di San Giovanni Anteduccio che stanno facendo con noi questo percorso che dura 2 mesi, 2 volte a settimana, e fanno questo corso di avvicinamento alla vela. Escono in mare, imparano le nozioni della marineria, diciamo l'alfabetizzazione della marineria. I più bravi rimangono con noi e partecipano alla squadra agonistica, al Mascalzone Latino Junior Sailing Team, che partecipa alle regate e a delle manifestazioni a loro dedicate. Abbiamo un target quest'anno che è di 300, per il 2011 saranno 300 i ragazzi che parteciperanno a queste attività. Speriamo di tirar fuori una squadretta agonistica di una decina di ragazzi e ragazze porteremo in giro per l'Italia e anche all'estero per fare degli eventi legati sia a Mascalzone Latino e quindi al circuito di Coppa America, ma non solo, anche abbiamo un gemellaggio col Courageous di Boston ed altri club per fare degli interscambi con i loro allievi. Quindi chiunque può partecipare alla fine. Chiunque può partecipare, chiunque può diventare socio, almeno presentando una domanda al consiglio direttivo, perché noi siamo un'associazione sportiva senza fini di lucro, tutte le attività sono gratuite e per alcuni è previsto una donazione minima per partecipare alle attività, per altri invece è totalmente a costo zero. Sul sito mascalzonelatino.it c'è il link Scuola Vela di Napoli, oppure può scrivere direttamente a Scuola Vela mascalzonelatino@.it o al mio indirizzo Davide Tizzano, mascalzonelatino.it.